E salve a tutti, ben ritrovati in questo nuovo duetto con Apple Zane. Oggi andremo a fare l'unboxing di questi tre pacchi veramente interessanti. E all'interno di uno di essi c'è un prodotto Apple. Ma andiamo a scoprire insieme. Allora ragazzi, eccoci qui, sono sulla mia scrivania e andiamo ad unboxare questi tre pacchi. Intanto metto di lato due dei pacchi perché uno dei tre purtroppo l'ho aperto erroneamente, perché pensavo fosse un'altra cosa e invece l'ho aperto. Però lo unboxo insieme a voi anche perché ancora non l'ho unboxato. Allora, abbiamo qui un Dual Smart Outlet della Satechi. Praticamente ci permette di collegare, intanto che lo apro, di collegare al nostro HomePod o mi sembra anche Alexa e Google Home, se non erro, le nostre prese di casa, quindi per accendere le luci in modo automatico, eccetera eccetera. È un prodotto che io aspettavo da tanto, è uno degli ultimi prodotti della Satechi, infatti vi invito ad andare qui sotto in descrizione perché ogni prodotto del quale parlerò oggi lo troverete qui sotto in descrizione. Ma veramente ben fatto, come saprete già, i prodotti della Satechi a me piacciono tantissimo, sono molto in stile Apple ed hanno un design e una qualità veramente inequiparabili rispetto ad altre marche. Mi piace tantissimo, poi lo proveremo insieme, sicuramente uscirà una review completa. È molto piccolo e a doppia porta, quindi diciamo che potrebbe essere anche un prodotto da avere in casa, sempre se avete ovviamente un smart speaker come HomePod o altro. Metto da parte subito tutto e andiamo ad aprire il secondo pacco, ragazzi. Questo secondo pacco è proprio il prodotto Apple del quale vi parlavo prima, infatti vado subito ad aprirlo. Però il pacco è ammaccato, vediamo se questo video si trasforma in un video contro Amazon, lo scopriremo fra poco. vediamo. E no, invece no, è tutto integro e ho preso la Apple Pencil di seconda generazione. Allora metto un attimo di lato tutto, vediamo se riesco ancora a fare il classico lancio. Ci riesco ancora. Allora, andiamo ad unboxare questo prodotto Apple Pencil, ripeto, seconda generazione. Non l'ho mai presa perché non mi ha mai ispirato. Ho trovato un'offerta su Amazon che vi posto qui sotto in descrizione qualora voleste acquistarla. Non male, non è tantissimo lo sconto, però diciamo che meglio di niente, no? Allora, questa è la confezione, ovviamente, con la scritta Apple Pencil. Eccoci qua e andiamo subito ad unboxare. C'è una linguetta, tiriamo fuori dalla confezione a slide il tutto. Anzi, prima voglio vedere la manualistica, vediamo se c'è qualche adesivo o qualcosa, ma credo di no. No, infatti non c'è assolutamente nulla, anzi metto tutto di lato e vado a prendere la Apple Pencil. Non ho mai avuto un Apple Pencil, non l'ho mai trovata utile, ma da quando la mia ragazza scarabocchia sul mio iPad, magari, non so, ad oggi mi servirà. Comunque, Apple Pencil molto elegante. Aspettate, vediamo se riesco a mettere meglio a fuoco. Molto elegante, poi sicuramente ci farò un video dedicato, anche perché ho iPad Pro 2018 già da quasi un anno, quindi vorrei riuscire a portarvi un'integrazione magari completa fra questi due prodotti. Ma metto di lato il tutto, tengo qui un po' di cartacce, andiamo ad aprire l'ultimo pacco di oggi. Qui non c'è bisogno del taglierino, linguettina tattica, andiamo ad aprire, perché Amazon me li fa così strani i pacchi, cioè dovrebbe tirarsi ed aprirsi ad una sola botta, ma invece non riesce. E questa è una novità per il canale Twitch, classico lancio. Anche in questo caso, canale Twitch, perché, per chi non lo sapesse, il canale Twitch, dove ovviamente faccio live streaming il martedì per l'Apple Live, rimarrà un canale da gaming, perché dalla prossima settimana tornerò a fare le Apple Live su YouTube ogni martedì dalle 21.30 alle 22.30 e quindi per collegare la PS4 al Mac e quindi streamare giochi, ovviamente mi serviva questo, il nuovo Game Capture. Ultima generazione, andiamo subito ad aprire. Vi faccio vedere come è fatto, anche di questo se volete c'è un piccolo sconto qui sotto in descrizione, niente di che, ma diciamo risparmierete comunque e sempre, anzi sempre e comunque. Allora, andiamo ad unboxare, vediamo, credo si tiri fuori così, ok. La Game Capture mi piace molto perché fa anche delle confezioni veramente fighe, infatti questa confezione al libro si apre e tira fuori proprio il nuovo HD60S, l'ultima generazione, praticamente supporta 1080p 60fps e poi non ricordo, vediamo se ci sono altri dettagli, non ricordo, vediamo qui cosa c'è.
qui c'è, ok, tutta la cavistica con i cavi per il collegamento e anche l'adesivo Game Capture. Di questo ovviamente non ci sarà né recensione né nulla, poi ovviamente vedrete solamente l'utilizzo generico che ne farò poi all'interno del live su Twitch. Tra l'altro vi lascio qui sotto in descrizione il mio link del canale Twitch qualora voleste iscrivervi per seguire magari una sera sì, una sera no, delle live di gaming insieme a me. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZane.net e ciao! Scarica anche tu iAppZane, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZane ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZane.net.